sono persone che hanno dignità e orgoglio. Giornata di sciopero e nuova manifestazione davanti al Castello di San Giusto per i lavoratori museali di Euro e Promos. Non tutti hanno potuto essere presenti all'iniziativa del sindacato Fesica Confsal. Una ventina è stata infatti precettata. Molti politici presenti, tra consiglieri comunali e candidati alla regione, a raccogliere questo nuovo appello dei lavoratori. La pazienza sta per scadere. Con i 5 euro lordi all'ora non possono più attendere le lungaggini burocratiche e se non otterranno risposte sono pronti a nuove azioni. In questo momento ci serve un incremento perché non riusciamo a vivere con questo stipendio. È incredibile che al giorno d'oggi ci sono ancora lavoratori che percepiscono un salario così basso, che ovviamente il caro vita è aumentato del 30%. E abbiamo passato una pandemia, ora la guerra praticamente ci sta mettendo sempre più a terra e siamo persone che dobbiamo vivere, abbiamo un affitto da pagare, dobbiamo fare la spesa. E noi siamo, come dire, uno dei specchi, diciamo, più avanzati di questa situazione. Stiamo protestando ormai da mesi, mesi e mesi. Spero che qualcuno ci ascolta nel mondo della politica. Io non appartengo a quel gruppo di poco pagati, io sono un po' di più, non tanto, ma vivo sola e non si riesce con 7 euro sopravvivere. Noi chiediamo al Comune di mettersi una mano sulla coscienza e cercare di aiutare noi le dipendenti ad avere una vita dignitosa. Basta. Siamo in attesa che il Comune ci convochi perché stanno esaminando la proposta fatta dall'Europromos e quindi è in visione. Crediamo che entro la settimana avremo una risposta. Se non avete una risposta entro questa settimana, che cosa succederà? Beh, chiaramente se non avremo una risposta positiva andremo di nuovo in strada, faremo di nuovo manifestazioni, faremo di nuovo sciopero e ci inventeremo anche qualcos'altro.